Siamo a Praia Mare per la manifestazione contro la chiusura, o meglio la riconversione dell'ospedale di Praia Mare. Tanta la gente che è qui non solo da Praia ma anche dalle diverse cittadine limitrofe dell'Alto Tirreno Cosentino. Ci sono tante manifestazioni, ci sono tante associazioni come per esempio quelli della Proloco e abbiamo qui il presidente della Proloco di Praia Mare che sta manifestando appunto per questa riconversione. Sì, siamo anche noi delle Proloco presenti perché un servizio importante che è utile anche al turismo è ovviamente l'ospedale, un servizio che sarebbe in meno sul nostro territorio, un'opportunità ancora per avere un servizio in meno sul nostro territorio e quindi un'opportunità in meno per sviluppare il turismo nel nostro territorio. Ma non solo questo, ovviamente il diritto alla salute per i nostri cittadini e le Proloco sono sempre schierate a favore di questa operazione. Non solo la Proloco di Praia, ci sono anche altre Proloco? Sì, c'è anche la Proloco di Tortora, di Aieta, di San Nicolo Arcelle che sono presenti. Più avanti ho visto anche il presidente della Proloco di Belvedere. Le Proloco sono tutte schierate ovviamente su questo presidio ospedaliero che non deve chiudere assolutamente. Ci sono anche tante associazioni? Sì, ho visto, adesso non le abbiamo contate tutte, comunque vedo il comitato in festa del primo maggio, ci sono diverse associazioni, c'è il Mondo Cultura Atena, ce ne sono diverse, perché questo vuol dire che l'interesse è comune di tutti quanti. E anche tanti giovani? Soprattutto giovani perché guardano al loro futuro e guardano al futuro della loro salute. Parlando di altre associazioni abbiamo qui anche la Proloco di San Nicolo Arcella, una rappresentante. Sì, è importante oggi manifestare perché siamo qui per difendere il nostro diritto alla salute, il nostro diritto al benessere, il nostro diritto all'assistenza sanitaria e ospedaliera. Siamo qui per manifestare al Presidente della Regione la necessità che la riconversione non avvenga, ma soprattutto che si mantenga la struttura ospedaliera perché su questo territorio è molto importante, soprattutto perché le utenze del territorio devono essere servite come si deve. Tra l'altro se venisse riconvertito questo ospedale il più vicino sarebbe quello di Cetraro. Infatti i disagi sarebbero veramente notevoli pensando soprattutto al fatto che questo territorio incrementa notevolmente le sue utenze soprattutto d'estate. Quindi visti i disagi siamo qui a manifestare e siamo qui soprattutto ad evitare che questi posti di lavoro, perché pensiamo anche alle persone che sono occupate all'interno dell'ospedale, si salvaguardino. Simbolo della manifestazione è un lenzuolo bianco. Come mai lenzuolo bianco? Perché ovviamente il lenzuolo bianco rappresenta il fantasma. Il fantasma perché? Perché noi vogliamo proprio che l'ospedale resti tra di noi, vogliamo che la struttura venga mantenuta e soprattutto vogliamo che la sanità non sia veramente un fantasma, ma che l'assistenza sanitaria ci sia a favore dei cittadini. Perché la cosa più importante, se la regione deve effettuare dei tagli, non lo faccia né sulla sanità né sull'istruzione. Anche il corso in festa di Tortora è qui per manifestare e abbiamo la presidente del corso in festa, Anna Limonci. Buonasera a tutti. Cosa ne pensa di questa manifestazione e delle sue motivazioni soprattutto? È giusto che facciamo questa manifestazione perché vogliamo salvaguardare l'ospedale, perché se va via l'ospedale di qua ci vogliono un'ora e mezza per trovare il prossimo ospedale. La gente si sta lamentando poiché non si sente tutelata, anche adesso dal punto di vista sanitario. Sì, è vero, non siamo tutelate, per questo noi vogliamo fare questa manifestazione, speriamo che va a buon fine. Quindi sono qui tutte le donne del comitato al corso in festa? Sì, sì, ma ci sono tante altre donne che ci stanno aiutando per questa manifestazione. Sì. 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 E abbiamo qui con noi il presidente dell'Azione Cattolica di Tortora. Sabile Riocesano di Azione Cattolica, presidente mia moglie, ho ceduto la poltrona.
Allora dimmi che volevi. Con i giovani, con i giovani per manifestare. Certamente, anche perché la struttura ospedaliera è una struttura che servirà certamente i giovani e quindi la generazione di domani, e quindi se faremo delle conquiste le faremo per i nostri figli, chiaramente. Bisogna anche ammettere che la gente c'è, quindi vuol dire che questo ospedale veramente sta a cuore a tante, tante persone, non solo della zona. Certo, io durante gli incontri che ho avuto con altri rappresentanti di altre associazioni ho ribadito il fatto che condizione essenziale in questa manifestazione è la numerosità. Più si è numerosi e più la rappresentanza è forte e incisiva, per cui bisogna tener conto proprio di questo, dell'università, che rappresenta una buona parte della popolazione dei paesi dell'Alto Tirreno Cosentino. Pensa che questa volta la popolazione dell'Alto Tirreno Cosentino verrà ascoltata dalla regione e dalla provincia? Ma io penso che ci sono dei presupposti per demolire le motivazioni per le quali si vuol mantenere in vita un ospedale come quello di Paola, quello di Cetraro, e ridimensionare, declassare quello di Praia. Assolutamente, sono motivazioni solamente politiche che vanno demolite e annullate. Perché? In una semplice espressione, perché a Paola sì, a Cetraro sì, alcuni servizi e gli stessi servizi negati a Praia, considerato che tra l'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, quello di Paola e quello di Cetraro c'è una distanza media di 20-30 chilometri, non ne capisco la ragione, la motivazione, ecco perché. E poi anche per fare una semplice analisi bisognerà arrivare a Cetraro, mentre Cetraro è più vicina appunto a Paola. È chiaro, ci sono degli ospedali, delle unità diciamo operative ospedaliere che sono a distanza ravvicinata, possiamo dire, uno dall'altro, 10 chilometri, 20 chilometri, ma io non ne vedo la ragione, ci vuole veramente una logica. E questa logica la devono dimostrare i politici, e per far capire ai cittadini il motivo per cui, o le motivazioni per le quali loro hanno deciso di declassare l'ospedale di Praia per mantenere in vita gli ospedali di Cetraro e di Paola. E potremmo anche inserire Cosenza. Potremmo inserire. Va bene, grazie. Ciao. Luigi Rotondaro, presidente dell'associazione Primo Maggio, che tanto veramente ha partecipato a questa manifestazione dando anche la sede per organizzare gli incontri. Sì, buonasera, noi siamo molto contenti di come sta andando la manifestazione e la partecipazione, perché stiamo dimostrando oggi che tante associazioni insieme sul comprensorio possono avere una voce forte, una voce che la politica nel momento delle decisioni non ha saputo avere davanti alla politica che conta, ecco. Quindi noi pensiamo che con questa manifestazione riusciremo a garantire l'apertura, il consolidamento dell'ospedale e quindi la non chiusura e la sua riconversione. In un periodo di grandi divisioni avete dimostrato che l'unione è possibile, e l'avete dimostrato oggi con tante persone di diverse zone, addirittura alcune sono arrivate dalla Basilicata. Sì, perché noi siamo sempre stati convinti, il messaggio che abbiamo sempre cercato di lanciare, quello che comunque ci sono tante persone sul nostro comprensorio che hanno voglia di vivere meglio, ecco. E quindi questa manifestazione è una manifestazione che praticamente vuole lanciare il messaggio che sul territorio dell'Alto Tirreno Cosentino la gente non ci sta a decisioni di palazzo come questa, la riconversione dell'ospedale di Praia. La vostra associazione è formata da tanti giovani ed è un periodo in cui purtroppo i giovani stanno andando via da questo territorio.
Sì, in effetti questo è un problema del nostro territorio e se pensiamo che su questo territorio è chiusa la Marlana e adesso vogliono chiudere l'ospedale, sono semplicemente azioni della politica che distruggono il territorio invece di costruire quella crescita che tanto predicano nelle campagne elettorali. Grazie. C'è anche qui con noi il Mondo Cultura Atena e Antonella Palladino che ne è la presidente con tutti i soci di Mondo Cultura Atena per dimostrare appunto la loro adesione a questa manifestazione. Sì, ci sentiamo di aderire in maniera intensa, siamo in prima fila proprio per contestare questa decisione che speriamo non sia stata ancora presa definitivamente e soprattutto per farci sentire, noi non siamo delle persone dei bacini di voti, siamo delle persone che hanno delle idee e vogliamo che i politici le tengano in considerazione. Quanto secondo lei potrà incidere questa manifestazione sul possibile, diciamo, ritornare indietro sulle idee già prese, sulle decisioni prese? Non ho idea, ma sicuramente è importante provarci, è importante non essere passivi ma partecipare, ecco perché siamo qui. Non soltanto parlare ma essere attivi sempre e comunque in ogni situazione. La comunità ha dimostrato di essere comunque decisa e attiva? Sì, vedo molta partecipazione, questo mi inorgoglisce, siamo fieri di essere scesi in piazza per questo principio importante. Un attimo. C'è tanta gente che sta manifestando, lei fa parte di un gruppo oppure qui come semplice cittadina? A parte che sono una cittadina, in quanto poi io ci lavoro in questo ente, direi che è il gioiello che abbraccio questo terreno qua, perché anche nella precarietà noi abbiamo avuto delle condizioni in cui con le nostre risorse, grazie a Dio, siamo riuscite ad uscirne fuori. Quindi volevo solo che questo non arrivasse mai, questo tipo di manifestazione. Anzi, io pensavo che col tempo dovessero comunque incentivare di più, perché è un ospedale, direi, all'avanguardia. Quindi faccio appello di nuovo ai politici, perché non ce l'ho con loro assolutamente, perché anche loro fanno un lavoro, danno un contributo. Vorrei solo che capissero che la salute è un bene comune che tocca a tutti e quindi di salvaguardare questo gioiello perché ne va di tutti i cittadini. Tra i cittadini c'è tanta partecipazione. Io sono uno di quelli più delusi dell'ospedale di Praia a Mare. Lei è un cittadino, abita qui a Praia? Io abito ad Aieto, però lavoravo all'ospedale di Praia qualche anno. Come mai si sente deluso? È perché mi hanno buttato fuori, sono senza lavoro, sono rimasto. Più di questo, più delusione di questa, quale ci sei? E la riconversione sarà un problema anche per Aieto? Certo che sarà un grande problema per Aieto, non un problema, un grande problema. Anche perché fa parte delle zone montane, quindi l'ospedale di Praia Mare era importante. È importantissimo per noi, perché a quattro passi arrivavamo subito all'ospedale, adesso dobbiamo andare a Cetraro, a Paola oppure a Lago Negro. E non ci sta bene questo. Nemmeno più, perché l'ospedale di Praia Mare è da 40 anni che c'è, non è un giorno che è stato aperto adesso, quindi perché lo devono togliere? Perché lo devono togliere? Poi in un paese turistico come Praia Mare, d'estate, c'è tanta gente, dove deve andare? Può arrivare a Cetraro, che deve fare 70 km per arrivare, col traffico che c'è sulla strada, è una cosa proprio impossibile. Impossibile. E non è semplice, soprattutto nel periodo estivo e d'agosto. Nel periodo d'agosto specialmente, attraversare Scalea è un problema, si impiega ore per attraversare Scalea, per andare a Cetraro. Quindi tanta gente che viene a villeggiare qui da noi, purtroppo non viene più. Non essendoci pure l'ospedale, perché l'ospedale è una cosa importante per noi e per l'estate che c'è tutta questa gente che arriva qua in villeggiatura, quindi è una cosa proprio... No, ma dico l'estate, che poi è tutto l'anno, perché noi, se noi vogliamo che l'ospedale si deve chiudere, proprio è una cosa assurda proprio. Noi comunque siamo decisi anche andare alla regione a fare lo sciopero, come cittadini... anche se paesini piccoli i nostri, ma noi siamo decisi ad andare anche alla regione, non solamente oggi, quando sarà andremo pure a Catanzaro, non ci tireremo indietro, andiamo fino in fondo, va bene? Grazie. Niente.